3 comunicazioni di servizio. La prima, la vicenda del biglietto aereo di mia moglie. Beh, sarebbe bastato prendere in considerazione chi ha pagato il biglietto, ed è a disposizione l'ordine di bonifico a valere sul mio conto corrente, e a disposizione, naturalmente lo consegnerò agli inquirenti per il rispetto che bisogna avere nei confronti degli organi inquirenti. Comunque, se voi volete prenderne visione, dal conto l'importo lo vedete, quindi si possono anche fare errori. La campagna elettorale è già iniziata ed è partita con un atto che potrebbe essere strumentalizzato ed inquinare in qualche modo i percorsi della stessa competizione elettorale. Ma se l'obiettivo deve essere quello di farci ritirare, dico fin da subito che non ci ritireremo, perché siamo persone per bene. Carte alla mano, il presidente della regione Gianni Chiodi si è difeso su tutta la linea rispetto alle accuse mossegli dalla procura di Pescara nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta proprio in regione a Pescara nella sede della presidenza. Sulla vicenda del biglietto aereo di mia moglie, ha dichiarato il governatore Chiodi, sarebbe bastato prendere in considerazione ciò che ha effettivamente pagato il biglietto per capire che si tratta del sottoscritto. Una cosa è certa, la regione non ha pagato il biglietto a mia moglie. Questo lo si evince chiaramente dall'ordine di bonifico indirizzato all'agenzia di viaggi, documento che è a disposizione e che ovviamente consegnerò anche agli inquirenti. La seconda comunicazione di servizio del presidente ha riguardato la contestazione di spese e di missioni relativi a viaggi in alcune località italiane ed estere. Mi riferisco ai soggiorni a Nizza, Capri, Milano, Torino e Verona, dove mi sono recato per problemi e per motivi istituzionali. Ed è tutto documentato, afferma il presidente Chiodi. Esiste infatti un elenco di tutte le missioni con l'indicazione dei motivi per i quali le ho effettuate. Oltretutto, ha continuato il presidente, si tratta di trasferte documentabili anche attraverso le ricostruzioni giornalistiche degli organi di stampa che ne hanno dato ampiamente conto. Anche rispetto a queste contestazioni forniremo spiegazioni a chi di dovere. La terza comunicazione di servizio riguarda poi, ha rivelato, la contestazione di spese di entità irrisoria, che pure siamo in grado di giustificare. Si tratta di poche centinaia di euro. Infine, Chiodi ha espresso fiducia negli organi inquirenti. A giudicare il governo regionale, ha concluso, saranno certamente i cittadini abruzzesi, ma voglio ancora credere nell'operato della magistratura. Del resto la controprova l'avremo il 4 febbraio, che sarà una sorta di cartina al tornasole. Una diversa, che è la terza. Oggi ho letto che qualcuno sostiene che non è iniziata la campagna elettorale. Beh, io dico che intanto sono stati convocati i comizi elettorali, sono state convocate le elezioni, quindi io direi prendiamone atto che è iniziata la campagna elettorale. Quindi oggi l'ho letto che diceva è iniziata la campagna elettorale ed è iniziata con un atto che potrebbe essere strumentalizzato. Quindi che è un atto che qualcuno potrebbe strumentalizzare e quindi in qualche modo inquinare i percorsi di campagna elettorale.